Bene, eccoci con un'altra parte di Polifemo. È il momento così dei festeggiamenti, per così dire, dell'USB, USB Taranto. Beh, un momento di aggregazione con iscritti, amici, simpatizzanti per festeggiare queste festività, ma anche per fare il punto della situazione, un bilancio del 2016 in proiezione per le battaglie che l'USB condurrà nel 2017. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto. Allora, Francesco Rizzo, un bel momento, tanti iscritti, un momento in cui si fa squadra. Sì, è un momento che aspettavamo dall'inizio dell'anno, anche perché per noi il 2016 doveva essere l'anno della stabilizzazione e in realtà poi è stato non solo quello della stabilizzazione, ma anche quello della crescita che io definisco incontrollata. Noi, numeri alla mano, credo che siamo molto vicini a toccare i 3.000 iscritti fra il pubblico e il privato. Una bella espansione, soprattutto in quest'anno. Sì, poi se ripenso al fatto che 4 anni fa l'USB non esisteva sul territorio tarantino, cioè credo che la soddisfazione è enorme. E quest'anno siamo entrati in altre 7-8 aziende importanti del territorio con una bella rappresentanza e tra l'altro quest'anno abbiamo stabilizzato all'interno dello stabilimento, rifacendo le elezioni, prendendo 12 delegati, uno in più rispetto a quello che avevamo. Abbiamo fatto le elezioni a Teleperformance, abbiamo vinto le elezioni in Manutencoop, siamo cresciuti a dismisura nel settore sanità, sia privato che pubblico, quindi un bilancio di fine anno molto positivo. Andando al 2017, Taranto vive un momento particolarissimo, parliamo di crisi occupazionale, c'è tutta quel bubone, quella vicenda Ilva e c'è un'emergenza sociale derivante appunto dalla crisi occupazionale, il tutto in una cornice nera chiamata ambiente, anzi inquinamento ambientale. Sì, noi per il 2017 ci riproponiamo di essere protagonisti di quella che deve essere la riscossa di Taranto, partendo da un fatto che credo che sia il primo problema che la città ha, delle troppe divisioni fra le tante opposizioni si muovono, no, rispetto alle idee del governo che non sono idee positive su Taranto. Quindi noi vogliamo infittire il dialogo, vogliamo provare a ragionare, vogliamo mettere in campo tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare una svolta, per dire una volta tanto che questa città non è la città dell'Ilva, non è la città dell'inquinamento, ma deve diventare la città, come dire, che debba dare anche altre possibilità ai nostri figli, quelle che purtroppo sono state negate a noi negli anni.